Ero lì che dormivo beatamente quando, tutto ad un tratto, violentemente vengo svegliato dalle news! Facendo una minaccia al mondo intero, chiunque tenterà di interferire. No! Il nucleare, no! Pensiero nucleare. No, l'uccello dell'ONU, no! Oh, via! No, carri armati in fila, no! No, soldati, no! No, i missili, no! No, missili eretti anche, no! Non mi piacciono i missili eretti così, che sparano così, no! Gente in divisa, no! Putin's sfodera l'atomica! Non la sfoderare, Putin, no! Non mi penetrare con l'atomica! Spiragli e minacce atomiche. Pecora, devi tremare! Ma pecorella, non ti agitare! Perché tutto questo è un tentativo dagli adulti e di farti cacare sotto per poi farti fare quello che vogliono, pecorella. Ma tu sei nel posto giusto, pecorella. Il canale di Marcel Minga ti tranquillizza. Va tutto bene. Beh, un po' come con il coglionavirus. Oh, no, forse non dovevo dirlo. Anche il terrore dell'atomica è creato apposta per controllarti, pecora. Quello per cui tu dovresti avere paura sono le misure che questi mostri prenderanno, ma non l'atomica in sé, pecorella. Perché come con il coglionavirus, esiste solo nella tua testa. Ok? Ok. Bye bye. Questo non vuol dire che siamo nella merda. Però, così, insomma, almeno non c'è questo terrore delle radiazioni oppure delle contaminazioni. Proprio come contamina l'altro nemico invisibile. Il coglione.